E allora andiamo a Milano, a San Siro, Milan Genoa, Daniele Fortuna. Sono giornate decisive per Vincenzo Montella, mentre già si fanno i nomi dei possibili sostituti sulla panchina rossonera. 3 sconfitte di fila in campionato, un pareggio da far tremare le gambe in Coppa contro la EK Atene. E beh, insomma, oggi il Milan deve vincere obbligatoriamente. Per farlo Montella ritrova Kalinic, ridà fiducia a Çalhanoğlu, schiera una formazione offensiva che andiamo a vedere insieme con Donnarumma in porta, poi in difesa Zapata, Bonucci e Rodriguez, a centrocampo i 4 Borini, Kessi, Biglia e Bonaventura, Çalhanoğlu a sostegno di Kalinic e Suso. Il Genoa arriva a questa partita di San Siro con la fiducia per la prima vittoria in campionato una settimana fa a Cagliari. Perin in porta, Izzo, Rossettini e Zukanovic dietro, poi in mezzo al campo Rosi, Rigoni, Veloso, Bertolacci e Laxalt, davanti Tarab e Galabino. L'arbitro è Giacomelli. Studio. Andiamo a San Siro. Dov'è il 7° minuto? 0-0, ma il Milan sta attaccando pericoloso già 2 volte e adesso batterà un calcio d'angolo dalla destra, stacca Bonucci, non riesce a trovare però l'impatto con il pallone. Dall'altra parte c'è Rodriguez, Bonucci resta in area, Rodriguez tra 3/4, poi il colpo di testa questa volta è di Zapata, comodo l'intervento da parte di Perin bravissimo un minuto fa su Çalhanoğlu, un tiro raso terra potente destinato al palo, verso il palo alla sinistra del portiere della Genoa, che ora però parte in contropiede. Galabinov contro Bonucci, si allarga il pallone, poi prova a rientrare Galabinov, Tarabda non riesce a toccare, dall'altra parte a rincorrere il pallone Bertolacci, poi il pallone termina sul fondo, ultimo a toccare il giocatore del Genoa, ex Milan. Che occasione per il Genoa, Milan ha distratto in difesa, Perin era stato bravo, lo abbiamo detto, su Çalhanoğlu, e invece un minuto prima aveva sprecato Biglia su assist di Kalinic. Biglia aveva mandato il pallone da posizione favorevole sul fondo. È l'8° minuto, Milan 0, Genoa 0. Benevento. Fini a San Siro. Dov'è il 22esimo? Sempre 0-0 e per ora il pubblico di Fede Rossonera sostiene la squadra che ha qualche difficoltà, gioca anche bene ma poi manca ancora l'affondo. Ci prova adesso il Milan con un calcio di punizione, Çalhanoğlu mette in mezzo, non tocca nessuno il pallone che scivola sul fondo sotto lo sguardo di Perin, un giocatore però a terra del Genoa, dunque gioco che viene immediatamente sospeso, l'arbitro che gesticola per richiamare i membri dello staff medico della società rossoblu. Siamo arrivati al 23esimo, Milan 0, Genoa 0. Benevento. 27esimo, espulso Leonardo Bonucci. Nel Milan non si è praticamente giocato dall'ultimo collegamento su quel calcio di punizione, quando Rosi, il giocatore del Genoa, è andato a terra, c'era Bonucci che aveva cercato di liberarsi della marcatura di Rosi con una gomitata. C'è stato il richiamo evidentemente all'arbitro, che ha deciso di fermare il gioco, di andare a vedere la scena al monitor posto a bordo campo, e poi la decisione di Giacomelli, che è andato a mostrare il cartellino rosso a Bonucci. Bonucci aveva cercato di dire: io stavo soltanto cercando di liberarmi. L'arbitro è stato irremovibile, dunque Milan in 10, in grandissima difficoltà a questo punto. E subito Montella è corso ai ripari, fuori Çalhanoğlu, dentro Romagnoli, mentre Rosi ha ripreso il suo posto in campo, gioca con una vistosa fasciatura all'altezza della fronte. Ora il Genoa prova ad attaccare, recupera immediatamente il pallone il Milan con Biglia, poi ancora l'intervento dei difensori, ora in mezzo gioca proprio Romagnoli. È il 28esimo, Milan 0, Genoa 0. Benevento. Ultimi 20 secondi del terzo minuto di recupero, 3 minuti in realtà ci sembrano anche pochi per quello che è successo, soprattutto in occasione dell'espulsione di Bonucci. Il Genoa continua ad attaccare, Tarabda al 46esimo alzato per Rigoni, il colpo di testa da parte del centrocampista troppo debole, ha bloccato in tuffo Donnarumma. Finisce il primo tempo e ora qualche fischio si sente da parte dei tifosi del Milan. Finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Milan e Genoa. Andiamo a Benevento.
Decimo minuto 0-0, doppio cambio nel Genoa, Lazovic per Rosi e poi rientra dall'infortunio al ginocchio sinistro Gianluca Lapadula, è uscito Galabinov, gli applausi dei suoi ex tifosi, Lapadula lo scorso anno al Milan, ma continua ad attaccare la formazione rossonera nonostante l'inferiorità numerica in questo momento. In realtà il Genoa a controllare, Genoa molto prudente, gli attaccanti piuttosto innocui, per questo anche il Juric ha deciso di cambiare Galabinov, dall'altra parte però Kalinic non è riuscito a controllare un pallone semplice in area. Ora Tarap per il Genoa, prova ad avvicinarsi Bertolacci, il tiro alto di poco, va a sfiorare la traversa, poi tocca la parte esterna della rete, Genoa pericoloso, Genoa vicino al gol del vantaggio, è l'undicesimo, 0-0 tra Milan e Genoa, Benevento. 21esimo 0-0, ma ora la superiorità numerica del Genoa si fa sentire, la formazione rossoblu ora con il pallone tra i piedi, da Izzo la gestione del pallone con il Milan che deve rinunciare al pressing. Milan comunque generoso, un minuto fa su azione da calcio d'angolo del Genoa, azione sfruttata male, Kessi è andato a prendersi il pallone nella propria metà campo, 50 metri, palla al piede, poi è arrivato poco lucido davanti alla porta di Perin, leggermente spostato sulla destra, a tirare male, il pallone ha colpito l'esterno della rete, si esaurisce questa azione offensiva del Genoa, mentre tra poco ci sarà un cambio nel Milan, 22esimo 0-0 tra Milan e Genoa, Benevento. 33esimo 0-0 tra Milan e Genoa, l'ultima sostituzione per il rosso-blu, è uscito Rigoni, è entrato Federico Ricci, il Milan ci crede di più, prova a vincere, un paio di minuti fa ha avuto una grandissima occasione, ha ancora Suso a mettere un pallone in mezzo, Kalinic solo davanti alla porta, non è riuscito ad agganciare, del pallone terminato sul fondo, ancora Milan in attacco con il cross di Zapata, addirittura in posizione di ala, il colombiano, fallo laterale, ultimo a toccare un giocatore del Genoa, ma spinge ancora il Milan, il fallo laterale dalla destra in posizione d'attacco quasi all'altezza del vertice alto dell'area di rigore, che si riesce a girarsi, area di rigore, il cross, dall'altra parte non c'è nessuno, il pallone che taglia tutta l'area, dall'altra parte va proprio il nuovo entrato Ricci, poi il pallone termina in fallo laterale, ultimo a toccare però Rodriguez, rimessa per il Genoa, il 33esimo 0-0 tra Milan e Genoa, Benevento. Ci trasferiamo adesso a San Siro. Suso, il tiro centrale, si accartoccia Perin, riesce a bloccare, 0-0 quando siamo arrivati al 38esimo, ma il giocatore spagnolo del Milan sta tentando di trascinare il resto della squadra in un contesto di assoluta disorganizzazione, ma c'è molta voglia, molta grinta, gioca sui nervi il Milan e sta giocando meglio, almeno è più pericoloso del Genoa, che in realtà era riuscito a mettere la Padula solo, non davanti al portiere, ma nella metà campo avversaria, con un colpo di tacco di Tarap, il colpo di testa intanto da parte del Genoa, dall'altra parte con il pallone che termina sul fondo, proprio Tarap ha colpito di testa, pallone terminato sul fondo, dicevamo di questa occasione, la Padula solo smarcato sulla tre quarti con un colpo di tacco da Tarap, si è fatto però recuperare al limite dell'area di rigore dalla corsa di Zapata. Siamo arrivati al 39esimo, 0-0 tra Milan e Genoa, i fischi che state sentendo sono per Kalinic che sta lasciando il campo ed è entrato Cutrone, 0-0 Benevento. 43esimo 0-0, recupera un pallone Biglia, se ne va ancora una volta Suso sulla destra, va a puntare poi il dribbling verso la linea di fondo, ultimo a toccare dovrebbe essere stato Izzo, no perché nella carambola è stato il giocatore spagnolo del Milan a toccare, si riprenderà con una rimessa dal fondo per il Genoa, il Genoa ha sprecato un minuto fa in contropiede il lancio sbagliato da Ricci all'Axalt, non è riuscito a controllare il pallone, l'Axalt troppo profondo e terminato sul fondo, c'è l'impressione che al Genoa vada bene questo pareggio, il Milan ci prova fino alla fine, sempre sostenuto dal suo pubblico con l'eccezione dei fischi a Kalinic, ha giocato davvero male l'attaccante croato del Milan, ora c'è Cutrone in campo, 44esimo 0-0 tra Milan e Genoa, Benevento. Secondo dei tre minuti di recupero con il Genoa che attacca, stacca di testa Romagnoli, poi Borini perfeziona il disimpegno, rimanda il pallone dall'altra parte nella metà campo del Genoa con Rossettini che controlla, fa le cose con calma, ora il Genoa, siamo arrivati alla 48esimo, si arriverà fino alla 49esimo, sempre 0-0, ora il Genoa tiene il pallone lontano dalla propria area di rigore, un lancio per l'Axalta, esce addirittura Donnarumma, poi non si sbaglia
briga a effettuare il rinvio, viene un po' beccato dal pubblico che crede fino alla fine nella vittoria, un colpo di testa, poi Tarab prova ad andarsene via nel cerchio centrale del campo, va a terra, calcio di punizione per il Genoa, siamo arrivati alla 48esimo, 0-0 tra Milan e Genoa. Vai fino al termine. E allora calcio di punizione, ma naturalmente il Genoa non affretta i tempi per la battuta, dalla metà campo va con un passaggio addirittura in orizzontale, veloso per Izzo, ha giocato bene il difensore rossoblu, ancora Izzo quasi a giocare da regista arretrato, il retropassaggio lunghissimo a chiamare in causa il portiere Perin, dall'altra parte il cambio di gioco lungo, la Padula e poi l'Axalt, i fischi li sentite. È finita la partita, Milan e Genoa hanno pareggiato 0-0, il Milan, lo ricordiamo, ha giocato per più di un'ora in 10 per l'espulsione con la VAR di Leonardo Bonucci. Studio. Il pareggio del Milan con il Genoa, Milan che continua a non vincere, Daniele Fortuna. Si interrompe quantomeno la serie di sconfitte, erano 3 sconfitte di fila in campionato, ma certamente uno 0-0 che non può bastare a Montella, ai tifosi, anche alla squadra che ha tentato di vincere questa partita dall'inizio, ma è stata una sfida segnata dall'espulsione di Bonucci, non è veramente il suo momento. Al 25esimo del primo tempo, per una gomitata rifilata a Rosi, espulsione decisa grazie all'assistenza tecnica, espulsione con VAR, ma da quel momento in poi il Milan non ha smesso di attaccare, certo non l'ha fatto con lucidità, la generosità non è mancata soprattutto in alcuni elementi, Bonaventura e Suso, lo spagnolo in particolare, Kalinic invece ha giocato male, non è riuscito a segnare ed è stato sonoramente fischiato da San Siro. Tra le altre cose Bonucci con questa espulsione rischia anche di saltare per squalifica la sfida con la Juventus tra 2 partite qui a San Siro. 0-0 tra Milan e Genoa. Studio.